Stamane, 15 aprile, nella sala del Gonfalone di Palazzo di Città, è stata presentata la 22ª edizione della Mostra della Minerva, la tradizionale mostra di piante rare e di quanto fa giardino, in programma dal 19 al 21 aprile nella Villa Comunale di Salerno, di cui quest'anno ricorre il 150enario, in quanto portato a termine nel 1874 dall'architetto Casalbore. All'incontro hanno preso parte Clotilde Baccari Cioffi e Rosanna Pugliese, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Hortus Magnus, organizzatrice dell'evento, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Alessandro Ferrara, assessore alle attività produttive, turismo, eventi e innovazione, e Massimiliano Natella, assessore alle politiche ambientali. È un'iniziativa che ormai dura da 22 edizioni ed è un'iniziativa particolarmente prestigiosa perché la Villa Comunale si riempie di visitatori che visitano gli stand che saranno allestiti, ci sarà tutta una serie di laboratori, di interventi anche in ordine culturale e scientifico sugli aspetti del green, in un'epoca in cui questa sensibilità è particolarmente avvertita. E quindi percorrendo i viali ci si fa una scorta di bellezza, di profumi, di colori e in più ci si aggiorna sugli aspetti più recenti delle tematiche ambientali. È la nostra fiera di primavera, seguirà poi il crocifisso ritrovato, insomma la città si rimette abiti primaverili e credo che offra ulteriori spunti per un turismo ragionato e particolarmente felice. La mostra, occasione di incontro tra espositori ed esperti vivaisti che presentano piante rare, fiori esotici e le ultime innovazioni nel giardinaggio e nella sostenibilità ambientale, e amanti del settore, che la scorsa edizione ha registrato nei 3 giorni di programmazione circa 60.000 presenze, è, come hanno tenuto a sottolineare le esponenti dell'associazione organizzatrice, un evento di particolare valenza economica, in quanto movimenta in modo significativo le attività delle imprese ricettive di ristorazione e culturale. Infatti, durante le conversazioni in villa, vari saranno gli approfondimenti culturali, sia da un punto di vista storico che scientifico, riguardo le proprietà e l'utilizzo a scopi terapeutici delle piante e delle erbe. Non mancheranno inoltre visite guidate al Teatro Verdi, al Parco del Mercato e all'antica chiesa della Madonna del Monte, esibizioni di danza e momenti di meditazione e movimento del corpo. Particolarmente coinvolgenti infine i laboratori sia per adulti che per bambini. Si va dal laboratorio teatrale organizzato dall'Unità Operativa di Salute Mentale al laboratorio Artemani, l'arte dell'uncinetto, a cura dell'associazione L'Abbraccio, per finire con quello di disegno a cura dell'illustratrice Udile.